Ok, ciao ragazzi, questo è lo speciale 50 iscritti. Questo speciale parlerà di cinema 4D, ma è qui che vi spiegherò una cosa importante sui prossimi speciali. Allora, innanzitutto, allora, a 50 iscritti ci sarà questo tutorial, poi a 60 ci sarà un tutorial, nonché tutorial, una solve col 4x4 da me, fatta per quelli che si iscrivono sul mio canale per il cubo di Rubik. Poi a 100 iscritti ci sarà una sorpresa inimmaginabile, una roba assurda, una figata immensa, che ci sarà, vabbè, non vi dico cos'è, ma vi dico che è una figata assurda. Quindi condividete, iscrivetevi, dite agli amici di sto canale, createvi tutte le figate, perché a 100 iscritti ci sarà una figata immensa. Perfetto. Poi vi volevo dire che i canali consigliati sotto in basso al mio canale, andate a vederli perché ci sono canali molto belli in cui Michele Cascone, che è una persona molto brava con le carte, fa delle robe assurde con le carte, proprio da vedere. Andate a vedere, anche se ha fatto pochi video, ne farà. L'ultimo video che ha fatto, il Cardistry, andate a vedervelo perché è una figata assurda anche quello. Poi andate a vedere da me My Cards, che ci sono io che faccio con le carte, che un po' provo, e se volete imparare qualche trucco, e basta, andate, poi andate a vedere tutti, perfetto. Andiamo subito con lo speciale dei 50 iscritti. Allora, questo speciale sarà sul Frausi di Cinema 4D. È un plugin, vi lascerò il download in descrizione, e si utilizza meglio con il testo, secondo me. Quindi andiamo con il testo. Allora, creiamo un testo, MoGraph, MoText, perfetto, e poi ci scriviamo quello che vogliamo, scegliamo il colore del testo, oppure facciamo anche due, intanto io metto S.C, vabbè, perché così faccio prima, poi un carattere decente, metto sempre questo, mettiamo un po' di profondità, buono, un po' di suddivisione, perfetto, adesso io faccio una copia, perché così verrà meglio. Vi fate come me, tanto per provare, poi imparerete e farete come vorrete, fate originale, fate molto meglio di me di sicuro, perché so che lo farete. Poi io come al solito faccio caps e glielo metto dietro, però stavolta sarà diversa la storia. Ok, ingrandiamo un altro po' di più. Adesso è meglio, ragazzi, scegliere adesso scegliamo il colore. Io metterò blu davanti per far così. Non mi dilungherò tanto sul colore, farò una cosa veloce. Ok. Blu davanti, senza speculare. E dietro direi che va bene il bianco, con un po' di diffusione e poca riflessione. Ok, bene, adesso andrete andrete in andrete a scaricarvi il plugin Trousy e lo metterete nella cartella apposita di Cinema 4D in updata. Quindi andate su esegui, fate updata percento, updata percento, fate ok, vi verrà fuori sta roba. Andate su Cinema 4D, che è su Maxon Cinema 4D, andate su Plugins e mettete dentro la cartella Trousy. Ok, e la metterete qua e a posto. Poi dovete farlo da Cinema 4D, che non è avviato, se no non funziona. Poi andate su Plugins qui sopra e vi verrà fuori Trousy e scegliete Trousy. Poi selezionate i due oggetti con Ctrl. I due oggetti da, perché questo coso vi farà spaccare gli oggetti. Selezionate i pezzi, io metto 7. Poi selezionate l'angolazione in cui li taglierà. Facciamo un po' di angolazione. Poi scegliete il seme random e fate break e vi farà sta roba qua. Meglio più pezzi che meno, comunque uguale per adesso. Ok, e vi farà tutto questo casino del cazzo. Allora, adesso dovrete intanto SC fa, io farò adesso così. Se avete due scritte, dovete suddividervi i pezzi rispetto alle due scritte, per esempio qua SC e SC,
tutto questo pezzo va insieme a questo e tutto quell'altro va insieme, quindi io unisco, seleziono tutto il pezzo iniziale, poi faccio group object, fatelo anche voi perché dopo è essenziale per fare l'effetto dopo, così, group object, e verrà null e nulle. Dentro null mettete effector, un qualsiasi effector, ma è meglio random. E qui su random, su deformer, metterete polygon e vi verrà sto casino qui. Fatelo anche per l'altra scritta se ne avete fatta un'altra. Ok. Faccio anch'io. Random. Ok. Formation polygon e verrà sto casino. Poi su parameter scegliete i parametri dell'angolazione della randomizzazione. Io diminuisco un po'. Anzi, no, conviene alzare un po'. Ok. Anche per l'altro. Alziamo un po'. Piuttosto è meglio alzare un po' di più la scritta dietro, in questo caso, un po' meno quella davanti. Poi andiamo su factor e diminuiamo la potenza. Che stringate la potenza. Poi spacchiamo un altro po'. E così vi verrà già un effetto carino se lo sapete adeguare. Poi per esempio spacchiamo un po' di più quella dietro, non so, magari la spostiamo un attimo un po' indietro così non si va a incastrare con gli altri pezzi, e spacchiamo un po' meno quella davanti in modo che così venga già carino. E questo sarebbe la base di questo tutorial dello speciale 50 iscritti. E se lo sapete usare bene, dà dei risultati assurdi, bellissimi. Si può fare anche, per esempio, per far spaccare le scritte che cadono. Fate un piano, come nell'altro tutorial, che è per la gravità. Fate un piano, fate le stesse cose della gravità, le mettete a questi cosi qui, mettete, c'è già, rigid body, poi lo mettete a tutti i pezzi, in teoria. Anche no, se volete tutti i pezzi, ma mi pare che serva. Boh, provate. Andate a fare vedere come ho fatto un altro tutorial a far cadere un oggetto. Lo fate la stessa cosa, mettete con il rigid body, solo che quando cadrà la scritta con i trousers si spaccherà, che sembrerà proprio vero i pezzi, tutti questi pezzettini qua andranno a spaccarsi. Poi vediamo nello specifico come utilizzare questo plugin un po' meglio. Allora, aumentiamo un po' di rotazione, così sembra già più realistico. Vedete? Un po' davanti, adesso non ho cambiato quasi niente perché la forza è proprio zero. Così non si capisce quasi un cazzo, però va bene abbastanza, perché l'altro oggetto è vicinissimo, allora si fonde praticamente. Ah no, è che dentro i pezzettini sono bianchi. Per metterli tutti lo stesso colore, bisogna in teoria, qua, no, bisogna metterlo a tutti i pezzettini, che non è una cosa bellissima. Quindi conviene creare una luce. Ah, sì, con la luce viene molto meglio. Vedete già molto più figo l'effetto. Poi qua è già tanto randomizzato, quindi così, guardate che figata di effetto, cazzo. Se lo usate benissimo, se lo usate bene va benissimo. Per esempio, allora su quello dietro vado a aumentare un altro po' e a diminuire i parametri, perché così la scritta si capirà un po' meglio, a differenza di quello che ho detto prima. Però quello che ho detto prima era per un approccio semplice. Così, per esempio, possiamo aumentare un po' l'effector, così già sembra una cosa bella. Poi, per esempio, possiamo, dove, come nel tutorial della luce che ho fatto prima, che ho fatto un po' di tempo fa, possiamo mettere questa roba qua, che fa diventare ancora meglio, guardate che roba, ancora meglio l'effetto. Aumentiamo un po' di ottavi, mettiamo hard, che viene una figata assurda in teoria. Sì, proprio figo sta roba. E questo era il tutorial, poi voi vedrete di fare molto meglio di me, con i colori molto meglio, tutte queste cose e così via.
E questo plugin è applicabile a qualsiasi tipo di elemento, per esempio io ho fatto le scritte, voi potete farlo per altro, ma per le scritte è più significativo, cioè è più difficile da farlo, quindi l'ho fatto su questo. E usate bene questa conoscenza. E iscrivetevi, come ho detto prima, condividete, perché 100 iscritti ci sarà una sorpresa assurda, strafiga, fatta da me, creata interamente da me. Bene, ciao a tutti. Andate a vedere i canali consigliati e alla prossima!